è una cosa che comunque ho sempre cercato in questi anni, magari come ho detto nell'intervista per motivi personali e scelte personali non sono riuscito ad averla. Quindi questa occasione che mi è capitata, grazie comunque alla società, ai direttori che mi hanno dato questa possibilità, la prendo con entusiasmo, importante. È vero che sei stato di fatto intercettato quando stavi, insomma, già decidendo di andare in un'altra squadra che era un po' più a nord rispetto a Teramo? Cioè, la telefonata è arrivata mentre tu ti stavi praticamente recando ad andare a chiudere a Carpi, se non erro. È vero, è vero, è vero, è vero di questa trattativa. Io avevo comunque due squadre importanti, anche il Carpi, avevo anche il Bitonto che stava vincendo il campionato. E quindi appena mi è arrivata la chiamata che ero in macchina, ho subito comunque messo il navigatore verso Teramo. Io conoscevo Teramo negli anni precedenti perché ci ho giocato qui col Campobasso parecchi anni fa. So che comunque è una grossa piazza, io sono stato in piazze importanti dove il tifo fa la differenza. Sappiamo che c'è una tifoseria importante e dobbiamo cercare di dare il massimo per comunque creare entusiasmo, che è la cosa migliore. Quindi questa è stata la mia scelta anche per il fatto che questa tifoseria merita tanto. A me piace giocare semplice e piace inserirmi senza palla. Quello che chiede comunque l'allenatore in questo periodo, mi sto riuscendo a capire le sue idee. Quindi sono un giocatore che va a recuperare palla e si butta negli spazi, dettare un po' d'equilibrio lì in mezzo. Più giocatori importanti ci sono in una rosa e più si riesce a fare un campionato da vertice. Quindi ben venga che ci sia affollamento nel modo giusto, perché comunque il mister chiede tanto, chiede di sacrificarci, quindi servirà l'aiuto di tutti. E non è il singolo che fa la differenza, ma in qualsiasi squadra. Se tutti sono con la testa giusta verso un unico obiettivo, si può comunque fare qualcosa di importante. La prima parte di questa stagione che tu hai vissuto in Serie D con il Fiuggi, insomma, un bilancio di quello che è stata una stagione, metà stagione. No, lì comunque stavamo facendo un grande campionato. Eravamo lì, tranne l'ultimo periodo, dove comunque ci può stare di sbagliare qualche partita. Quindi ancora è lungo il campionato, quindi ancora non si sapeva come andava a finire. Però l'obiettivo era comunque quello di vincere. Poi comunque alcuni giocatori come io e altri giocatori abbiamo preferito andare via. Quelle sono scelte che comunque tengo per me.